Enrica, purtroppo la serie si interrompe qua per Bergamo, un doppio 3-0 contro un Unendo Yamamai che ha mostrato davvero una solidità che ha trovato proprio nel momento dei playoff. Sì, la solidità che invece noi non abbiamo avuto proprio nel momento più importante della stagione. Molto probabilmente noi abbiamo dato troppo durante il campionato, e anzi abbiamo dato tutto e così è giusto. Ma davanti abbiamo trovato una squadra che ha dato con il coraggio e con la grinta per questa fase, cosa che invece noi non abbiamo proprio usato. Anche forse dal punto di vista fisico Busto aveva qualcosina in più? Sì, può anche essere, ma secondo me arrivati in questi momenti è tanto la psicologia della giocatrice che fa in ogni momento. Grandissimo anche il pubblico, perché comunque questo è un bellissimo pubblico che sostiene le ragazze dal primo all'ultimo pallone, e sicuramente anche questo ha influenzato. Però devo dire comunque grazie anche a tutte le mie compagne, perché c'è stata una rivoluzione generazionale quest'anno. Ma ci sono stati dei momenti brutti e momenti belli, peccato che sia finita così male, ma ci rifaremo, dai. Sulla tua prestazione abbiamo visto davvero dei recuperi anche da fuori campo, e tornavi in campo e recuperavi il pallone. Sì, io la interpreto così la pallavolo, come lo vedete, e rischio in tutto per me stessa e anche per le mie compagne, cosa che è anche il mio ruolo.